Ciao raghe, benvenuti in questo nuovo video. Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oh. Finalmente oggi sono riuscita a far uscire un video. Non mi andava di montarlo perché sono un pigro del cazzo, anche se in questi giorni, sai come, siamo sempre impegnati e non sappiamo cosa fare. Certo, spero voi mi vediate bene, spero sia bella l'inquadratura, la luce spettacolare come sempre. E niente, possiamo cominciare questo video. Prima di cominciare questo video volevo dirvi che io non so che video farvi oggi. Non è divertente, lo so. E niente raga, io non so che video farvi. Mi sto alzando i pantaloni perché mi stanno cadendo. In realtà sono sceso perché mi sono voluto fare le foto con questo nuovo choker spettacolare. Ragazzi, a me piace troppo, mi piacciono troppo sti choker. Non so che problemi io abbia nella testa, però mi piacciono troppo. Che ci posso fare? Non ci posso fare nulla. Quindi mi sono fatto qualche foto, quindi la modificherò. Mi raccomando, per questo seguitemi su Instagram, perché là pubblico alcune foto. Ho voluto e sto rivoluzionando il mio profilo Instagram, perché non mi piaceva com'era, perché era un po' confusionario, alcune cose erano con i bordi, alcuni senza. Quindi ho deciso di fare foto modificate per bene, magari su PixArt o dove mi pare, e metterci il bordo bianco, così da avere un qualcosa di bello, più ordinato, più carino. Ovviamente le foto non saranno mai in bianco e nero, perché bianco e nero spegne il profilo, però saranno a colori modificate al meglio. E siate tutti bene. Questo virus ci sta facendo prolungare queste nostre vacanze obbligate, anzi obbligatorie. E lo so ragazzi, dobbiamo tenere duro, dobbiamo farcela, dobbiamo andare avanti. Mi raccomando, tenetevi impegnati, non uscite di casa e fate qualcosa. Mi raccomando, apritevi un canale YouTube, fate qualche tutorial, fate qualche dolce, giocate alla PlayStation, giocate a carte, fate un po' quello che vi pare. Insomma, l'importante è che vi trovate qualche passatempo da fare in casa. Io spero di poter scendere giù al mio cortile, e quando c'è il tempo migliore ho intenzione di fare qualche nuova foto per Instagram, ovviamente by myself, perché non ho nessuno che mi possa aiutare. Quindi cercherò di portare il cavalletto, il reggitelefono che si può girare, quindi cercherò di fare un po' di magagne. Ovviamente con la luce del sole le foto vengono anche molto bene, l'importante è che le modifichi bene. A questo riguardo volevo informarvi che ho scaricato un'applicazione che si chiama Adobe Light. Mi ricordo. Vabbè, ho scaricato questa applicazione qua, che vi metterò qua nel video, perché ho visto un tutorial di una ragazza, che adesso non mi ricordo chi è, quindi però andrò a trovare il video, vi metterò la foto del video, dove spiega per bene come modificare le foto. Magari sembravano cose elementari, però il suo video mi ha accattivato, diciamo così, e mi ha fatto interessare molto a come modificare al meglio le foto. E sinceramente posso dirvi la verità, ci sta, perché ti guida a fare molte cose che magari prima non sapevi, che io sinceramente alcune cose prima di questo video non sapevo. E quindi adesso con i suoi consigli riesco a modificare meglio le foto, quindi mi piace molto come, anche come escono le foto, magari facendo il primo e dopo lo noti un po' la differenza, quindi ci sta tutto. Ok, detto ciò, mi raccomando, lo so, è difficile un po' trovare un po' di qualche routine da fare durante questi giorni, però ragazzi ce la potete fare, un Netflix o una serie TV così a caso, guardare la televisione, stare al telefono, giocare, non lo so, intrattenetevi in qualche qual modo. Mi raccomando, non fate shopping come me, perché se no vi finisco i soldi. Oggi è uscito il video del Try Not To Get Scared Challenge. Voglio portarvi un po' di più di questi contenuti sul canale, perché mi piace come stanno uscendo, mi piace molto. Quindi credo e spero di potervi portare altri contenuti del genere. Io non so come facciano gli youtuber, ma alcune idee non vengono proprio manco per l'anticamera del cervello di come far video. Io non so che video portarvi oggi, per esempio. Sto parlando perché sto procrastinando il fatto che non so che video farvi. Vabbè ragazzi, cerchiamo. Allora, visto che è un video ad hoc che deve uscire settimana prossima, Andrea, fai qualcosa di nella tua vita. Adesso cerchiamo un tag particolare e cerchiamo qualche domanda da fare. Avevo detto che vi devo portare un po' di quelle pagine del libro di Friends. Penso che settimana prossima vi porterò qualche pagina di quel libro, però never mind ragazzi, io non so come andare avanti in questa vita, quindi spero di portarvi questo libro, perché non so come fare. Vediamo un video tag, cercherò di trovarvi un video tag as soon as possible. Ovviamente YouTube, ragazzi, vedo tutto verde con sta luce sparaflesciante negli occhi, tipo Barbara D'Urso. Allora, ho trovato questo, che è un Ask Me Shit, e ovviamente vi tradurrò le domande, e sono 44 domande da fare.
Quindi ci siamo, cominciamo subito, perché mi sembrano molto carine, cioè ho visto un po' così, però sembrano molto carine. Allora, worst, quindi peggior paura, la morte di sicuro, morte per sempre. Oddio. Basta! Peggior drink, ragazzi, lo so, sembrerà strano, ma a me la piña colada non mi piace più, mi fa schifo. Peggior cibo, molluschi e pesce, non mi piace particolarmente. Peggior ricordo, ragazzi, non posso rispondere a questa domanda, quindi passo, scusate. Peggior film, no ragazzi, no, al momento non mi sono mai lamentato di un film. Non ho peggior film. Peggior TV show, Il segreto, quelle sono soap opere. Però sì, penso quelle cose del genere, perché quelle sono comunque TV show, sì. Quello. The peggior celebrità può essere Zekila, viscido di merda. Meno male che è uscito da Grande Fratello. Allora, fandom preferito, Lovatix. Lovatix ovviamente tutta la vita. Favorite OTP, che significa? No raga, questo sono proprio rincoglionito, quindi non so cosa significa. Passo, ditemelo nei commenti. Libro preferito, l'autobiografia di Michel Hunziker, molto carino come libro. Lavoro preferito, il lavoro dei miei sogni sarebbe quello di far l'attore, però al momento il lavoro preferito potrebbe essere il commesso in qualche negozio. Film preferito, film preferito, cos'è che vedo spesso io? Vi posso dire o Dirty Dancing, rimaniamo sul classico perché è molto bello. Quello preferito, raga, cioè oggi sono total black, quindi nero per sempre. Città preferita, Londra. Gioco preferito 1. Ho mai baciato qualcuno? Sì. Ho mai ho fatto sesso? No. Ho mai provato droghe? No. Ho mai mi sono mai autolesionato? No, non fatelo per favore. Ho mai avuto la depressione? Sì. Ho mai sono mai stato bocciato a scuola? No. Sono mai stato bullizzato? Sì. Sono stato bullo? No. Già a me faceva schifo che mi bullizzavano, quindi figuratevi se io dovevo diventare un bullo. Questo o quello. Allora, Instagram o Twitter? Instagram. Coca-Cola o Pepsi? Ragazzi, Pepsi. Anche se quando vado a McDonald's prendo la Coca-Cola, però la mia preferita rimane Pepsi. Facebook o Tumblr? Facebook. Fucsia o giallo? Nessuno dei due, mi fanno schifo entrambi. Città o campagna? Città. Gatti o cani? Tutti e due, ma una preferenza ce l'ho per i cani. Disegnare o colorare? Colorare. Supernatural o Doctor Who? Non lo so. Libri o film? Film. Estate o inverno? Assolutamente estate. Anche se in inverno ho più robe da mettermi, quindi boh. New York o Los Angeles? New York. Qual è il mio secondo nome? Non ce l'ho. Qual è la mia regione? Paese? Italia? Puglia? O regione o paese? Non so. What's my personal? La passo perché non so cosa significa. Età 22. Quando è il mio compleanno? Il 15 luglio. Il mio primo nome? Andrea. Colore dei capelli? Non so ragazzi, è un colore cacato, mi fa cacare il mio colore di capelli sinceramente. Paese dove vivi? Bari, in Puglia. Pet peeve, ragazzi, pet peeve mi sa che è tipo grande paura. Pet peeve, non lo so ragazzi, questa non l'ho mai capita. Ho sempre cercato di provare a tradurla, ma non l'ho mai capita. Però mi sa che tipo senti una youtuber tipo pet peeve, tipo paura. La mia miglior qualità, che per alcuni può essere anche una cosa brutta, però non ho peli sulla lingua. Può essere brutto perché molte volte sono molto schietto e sincero e vado anche a ferire le persone, però non voglio avere peli sulla lingua, quindi devo dire la mia, anche se ti fa male sentirtela dire, però ho sempre da dire la mia, nel bene e nel male delle cose. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e adesso seguitemi su Twitter, perché sono anche su Twitter, anche se ho detto che preferivo Instagram a Twitter, però sono anche su Twitter, quindi seguitemi su Twitter. E niente ragazzi, ma ragazzi, mi sto sempre dimenticando, visto che la facevo all'inizio, adesso non faccio più. Canzone della settimana, la canzone della settimana di oggi è canzone della settimana My All di Mariah Carey. La stavo ascoltando tipo 70.000 volte al giorno, perché ragazzi è troppo bella come canzone, è rilassante e ti fa pensare. Ragazzi mi dispiace, ma lo adoro. Sono comunque da Wish, 3 euro l'ho pagato, se vi interessa. E niente ragazzi, vi mando un bacione grande grande. Spero di fare un video al più presto possibile dopo questo. Spero di riuscire a montare, che sta durando un'eternità.
mi ucciderà a montarlo, lo so. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Speriamo che voi state bene. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi prego. Fatelo e condividete il video. Ciao!